I movimenti della macchina da presa o della telecamera, insieme alle forme dell'inquadratura, sono i mattoni fondamentali per la grammatica di un audiovisivo. Essi possono essere semplici o composti da più tipi di movimento. Come per le inquadrature, ogni movimento di macchina ha un deliberato significato e un preciso scopo, quindi nessun movimento è fatto a caso. Esistono tre tipi di movimenti: panoramica, carrello, zoom. Il terzo non è un vero movimento, ma uno pseudo movimento, un'impressione di movimento. Un parametro importante per i movimenti di macchina è la velocità. Un movimento può essere pressoché impercettibile, come anche repentino a schiaffo. Ogni velocità ha il suo significato, quindi anche la sua scelta non è frutto del caso. Recentemente alcuni movimenti sono realizzati o enfatizzati in post-produzione. Infine, c'è da rimarcare che i movimenti di macchina si uniscono a quelli fatti da personaggi e oggetti in scena, in un tutt'uno da armonizzare. Le panoramiche sono movimenti della macchina sul proprio asse, sul proprio cavalletto. Esse possono essere orizzontali, verticali o diagonali. Equivalgono a girare la testa per andare con lo sguardo. Le panoramiche a schiaffo sono invece paragonabili allo spostamento repentino degli occhi. Come avrebbe potuto essere diverso? Buono, ma che mi spreco a fare? Fanculo, stronzo presuntuoso. Un giovanotto avrebbe difficilmente potuto trovarsi in circostanze peggiori di quelle in cui si trovava Barry. Ma il destino non aveva previsto che egli rimanesse a lungo un semplice soldato inglese. E successe qualcosa che gli fece lasciare l'esercito in modo piuttosto singolare. Le carrellate sono movimenti nello spazio della macchina da presa. Il termine in italiano deriva dal primo artificio tecnologico che le ha permesse, ovvero un binario su cui è stato posto un carrello. Su di esso si posizionava la macchina da presa. Successivamente sono stati introdotti altri strumenti, come il dolly, le gru, i bracci e, ultimo, lo steadicam. Con quest'ultimo si possono realizzare piani sequenza anche molto complessi. Al movimento di carrello, infatti, si possono accoppiare i movimenti di panoramica e zoom. Vorrei parlarle.
Giulietta ha chiamato la spiona. Piantala, Barbara, con le tue battute, sono fallimentari. Quando deve studiare? E questo ci sta a cuore. Lasciatelo in pace, gli ha passato il giradischi. Il cuginetto ha bisogno della chioccia per risolvere i suoi problemi. Le zoomate sono realizzate attraverso un particolare tipo di obiettivo, lo zoom che, cambiando la lunghezza focale, ingrandisce o rimpicciolisce l'immagine, più esattamente allarga o restringe il campo. Questo movimento ottico ci consente di avere la sensazione del movimento. Un'analogia efficace per la zoomata a stringere è quando, in un testo scritto, ne sottolineiamo una parte. Viceversa, in una zoomata allargare, lo scopo è la contestualizzazione del soggetto, ovvero far comprendere allo spettatore dove è situato il nostro soggetto. Seria e fanteria da opporre agli invasori. Le loro giacche scarlatte e la loro aria spavalda riempivano Barry di invidia.